Ed eccoci qua, mentre ieri sera abbiamo fatto un giro nei quartieri latini, appunto, che sono vicino a Notre Dame. Oggi nuova giornata, secondo giorno, si parte subito dalla colazione e andiamo a provare un piatto tipico, cioè un piatto tipico, un dolce tipico di Parigi, ovvero l'éclair. E la visita di oggi inizia dalla conciergerie che dovevamo visitare ieri, però purtroppo non abbiamo avuto il tempo, quindi siamo qua e la visitiamo oggi. Abbiamo prenotato, oggi è lunedì, volevamo andare a Versailles, però diversi musei, appunto diversi posti sono chiusi il lunedì, quindi andiamo qua anche invece questo è aperto e faremo appunto un giro sempre in questa zona. E continuiamo con il tour di questa giornata con la chiesa di Saint-Germain che abbiamo qua alle nostre spalle. Ed eccoci, siamo allora vicino al cimitero che visiteremo oggi pomeriggio e stiamo pranzando appunto Le Petit Joselin, che è appunto una creperia qua, molto vicino appunto a questo cimitero. E adesso vi faccio anche vedere la crepe. Eccola. E la meta di questo pomeriggio è stato il cimitero Montparnasse, adesso invece siamo a Montmartre che stiamo facendo un giro appunto a Montmartre. Diciamo che il cimitero Montparnasse non c'ha entusiasmati troppo, molto carino appunto queste statue, queste tombe particolari, però nei prossimi giorni visiteremo un cimitero in cui ci sono appunto dei personaggi più famosi, tra cui anche Oscar Wilde. E adesso invece gitarella a Montmartre. Ed è arrivata anche la sera del secondo giorno, siamo tornati appunto, siamo andati a fare un giro appunto a Sacro Cuore, siamo tornati invece nei quartieri latini per prendere questa fantastica crepe appunto in cui c'è banana e Nutella che costa 3 euro. Qua ci sono queste crepe molto economiche e stiamo girando molto perché praticamente abbiamo trovato questo abbonamento che abbiamo fatto che costa 22,80 euro ed è valido da lunedì alla domenica, oggi è lunedì, quindi varrà per tutta la settimana. Molto conveniente, praticamente puoi prendere tutte le metro. L'unica cosa che serve una fototessera e costa 5 euro fare la tesserina. Quindi mi raccomando, se volete utilizzare questo abbonamento, che secondo me è il più conveniente se venite a Parigi, mi raccomando portatevi una fototessera con voi. Adesso ci mangiamo questa crepe. No, quasi mi dimenticavo, cosa importantissima, se avete Android potete anche scaricare l'app e fare questo abbonamento tramite il cellulare. Invece purtroppo iPhone, mannaggia, e quindi ho dovuto fare sia la tessera sia pagare questi 5 euro per fare l'abbonamento. Quindi se avete Android scaricate l'app e potete fare l'abbonamento di una settimana, solo che vale solo dal lunedì alla domenica, quindi se venite metà settimana appunto questo abbonamento vale solo dal lunedì alla domenica. Quindi bisogna vedere che giorni capitate poi ovviamente qui a Parigi. Però molto comodo per te perché permette di arrivare in tutte le 5 zone, quindi anche andare ad esempio a Versailles, cosa che faremo nei prossimi giorni. Ed eccoci, siamo sull'autobus perché appunto l'abbonamento vale anche sull'autobus e iniziamo a tirare un po' di conclusioni per questi due giorni. Infatti appunto la giornata di ieri, il Louvre bellissimo, assolutamente anche Saint-Chapelle, che consiglio sia per chi ha meno di 26 anni che ha ovviamente tutti i musei gratuiti, sia chi ha più di 26 anni che comunque
entrambi, diciamo, questi musei, sia il Louvre sia la Chapelle, meritano di essere assolutamente visitati. Allora, oggi abbiamo visto, come dicevamo, la Conciergerie, che vi dico, col biglietto gratuito ci sta, da visitare assolutamente. Se fosse stato a pagamento l'avrei anche evitata, perché non mi ha entusiasmato troppo. Poi il cimitero carino, anche per farci una passeggiata, diciamo, per prendere un po' di ombra in queste giornate, calde. E molto bello Montmartre, veramente fantastico, anche da starci lì verso l'orario del tramonto. E adesso andiamo per fare un giro, appunto, a diciamo Champ de Mars, e per guardare, appunto, la Torre Eiffel di notte, che visiteremo invece di giorno nelle prossime giornate. Thank you.